Ma in realtà più che dare consigli, io sto imparando tanto da queste nuove generazioni, perché si stanno prendendo il loro spazio e la loro voce, ritornando a mobilitarsi in maniera sempre più consapevole dell'intersezionalità. Questo vuol dire che abbiamo visto nelle piazze di sciopero per il clima, in quelle per la parità di genere, in quelle contro il razzismo e contro lo sfruttamento del lavoro, mi è parso di incontrare un po' le stesse facce, le stesse istanze e speranze. Quindi c'è qualcosa che la politica può imparare da come si stanno mobilitando. Quello che posso dire è: non aspettiamo che altri ci lasciano spazio e posto, perché non succederà. Del resto, il più grande avversario all'efficacia delle mobilitazioni è quell'indifferenza che colpisce tante delle nuove generazioni, era così anche per la mia, perché pensano che la politica non possa più cambiare e non sia più uno strumento che serve a migliorare le condizioni di vita delle persone e del pianeta. Invece è una fregatura del sistema, nel senso che io, che mi ero allontanata come tanti dalla politica perché ero ormai delusa, a un certo punto ho capito che in questo modo altri continueranno a farla e che comunque se non ti occupi della politica, lei si occuperà di te, nel senso che altri prenderanno scelte che incidono sulla nostra vita e quella del pianeta. Quindi è vero, è difficile, è una strada in salita, l'unico consiglio che posso dare è: fatela insieme, perché si trova solo forza nella collettività. Il modello dell'uomo solo al comando è sbagliato, lo sarebbe anche se fosse una donna, ogni riferimento a persone o cose reali è del tutto voluto. Il punto è creare un'intelligenza collettiva che settore per settore approfondisca i problemi, ascolti le persone e provi a costruire con loro soluzioni, come dicevamo questa sera, commisurate ai diversi bisogni che esprimono. Così si riducono le diseguaglianze, mentre si cerca anche di attuare una transizione ecologica irrimandabile, perché il pianeta uno solo è, non ce l'abbiamo in proprietà e in prestito dobbiamo restituirlo anche alle prossime generazioni. Quindi in bocca al lupo a tutte e tutti coloro che si vogliono mobilitare, perché la lotta paga sempre, anche ogni tanto quando si perde. Però è l'esempio della saga Coffee di Bologna, anzi di Gaggio Montano, dove le lavoratrici si sono messe in presidio per 101 giorni al freddo dell'Appennino bolognese quando l'azienda ha detto chiudiamo e vi togliamo il lavoro. La comunità si è stretta intorno, si è mobilitata, le istituzioni, noi ci siamo messi a disposizione per trovare una soluzione e l'abbiamo trovata, per garantire il futuro occupazionale e produttivo di quel sito. La lotta paga sempre, ecco, quindi non mollate.